Ci siamo mai chiesti quale impatto ha sull'ambiente fabbricare, usare e smaltire dispositivi come smartphone, tablet, notebook e netbook? Per stabilirlo abbiamo mandato in laboratorio una quarantina di questi dispositivi, tra i più diffusi sul mercato, per valutarne la compatibilità ambientale nelle diverse fasi della loro vita. Più un dispositivo è grande, più impatta sull'ambiente, ma ogni tipo di dispositivo ha un impatto diverso durante il ciclo di vita. Produrre un tablet, ad esempio, costa di più all'ambiente rispetto a uno smartphone o a un computer. Usare un portatile, però, impatta quasi 5 volte di più. In laboratorio, dopo aver valutato l'efficienza e la quantità di plastica usata nelle confezioni, abbiamo smontato i vari dispositivi, separando ogni singola parte. Ci è servito per capire quanto il modo in cui vengono assemblati facilita le operazioni di recupero dei materiali e il loro riciclo una volta che il dispositivo giunge in uno dei centri per lo smaltimento. Più è facile separare le varie componenti, infatti, più veloce e quindi più ecocompatibile sarà il recupero dei vari materiali. Talvolta però c'è il problema di non riuscire a separare alcune parti da altre senza rompere il tutto. Una cosa che capita spesso con gli schermi touchscreen dei tablet e smartphone, perché di fatto incollati alla struttura. L'uso di colle e solventi, spesso di scarsa qualità, oltre a essere tossici per l'uomo e l'ambiente, impedisce di separare i materiali destinati al riciclo. Il secondo problema riguarda i modelli, per fortuna pochi, dotati di batteria integrata, ovvero non sostituibile senza smontare il dispositivo. La difficoltà nel togliere la batteria tarda di fatto le operazioni di riciclaggio. Abbiamo triturato i resti dei vari dispositivi in particelle da 4 mm, grazie a una particolare macchina. Abbiamo quindi analizzato chimicamente le particelle per rilevare la presenza di sostanze nocive tanto per le persone quanto per l'ambiente, come metalli, ftalati, solventi e composti organici volatili, particolarmente cancerogeni. L'uso di questi ultimi, in particolare, rivela l'impiego di materiali scadenti nella fabbricazione, che rendono scarsamente riciclabili gli apparecchi stessi. Tra i metalli abbiamo rilevato la presenza anche di quelli tossici, come l'arsenico e il piombo. Per i centri di riciclaggio, però, recuperare correttamente alcuni metalli può diventare anche redditizio. Oltre al rame, abbondante specie nei circuiti, e all'oro, abbiamo trovato nei modelli più recenti quantità non trascurabili anche di metalli particolarmente preziosi, come il palladio e l'indio.